Nel 1943, con la battaglia di Stalingrado, cominciava il crollo della Germania nazista. 80 anni dopo, per raccontarlo da un diverso punto di vista, scegliamo la storia di un personaggio immaginario, simbolo della resistenza pacifica, il buon soldato Schweik, la storia di una persona comune trascinata in guerra. Ma soprattutto la storia di un matto. Schweik. Che grazie alla sua follia riesce a sabotare il perfetto ordine nazista. Porco Giuda Calfur, cerciato! Con una fiction girata in una tenebrosa location. Con una troupe cinematografica pronta a tutto. Con 6 esperti prestigiosi che ci guideranno alla scoperta di Schweik e della grande storia. Con 18 attori non professionisti trentini. E con non pochi momenti di scoramento. Ce la faremo? Ma dai, organizzatevi, dai, andiamo avanti. Rulla tamburo. Trotta vitello al cupo tamburo, fornisci la pelle. Horst Wessel è il compositore. Sì, Horst Wessel era un leader delle SA che nel 1930 ha scritto quest'inno che si chiamava Die Fahne hoch, cioè la bandiera, in alto la bandiera, che ha un testo terribile, che è in alto la bandiera, i ranghi ben serrati, le SA marciano con passo calmo e sicuro, i camerati uccisi marciano nello spirito dei nostri ranghi, quindi sembra quasi una marcia di morti, perché i camerati che sono già morti per la causa nazista marciano insieme agli altri, no? Questo era l'inno del Partito Nazionalsocialista dal 1930 al 1945. Quindi Brecht gioca con quest'inno, lo fa diventare, ci mette questo testo ironico, e quindi noi quando arriva la melodia dell'inno citiamo la marcetta, ta, 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 un pochino, prendiamo in giro la marcetta, ok? Dai, riproviamo a farla. Il macellaio grida e di vitelli gli vanno dietro a passo un militar. Davanti a loro van le schiere dei fratelli che macellati sono stati già. Questa rappresentazione antropomorfica, o se vogliamo viceversa, no? animalesca dell'essere umano, tende a perdere il contatto con le caratteristiche dell'essere umano, cioè a renderci tutti solo ed esclusivamente preda di istinti animali. La presa in giro di quei camerati che marciano in spirito con noi, i camerati morti che marciano insieme a noi dell'inno originale, nella canzone di Brecht diventano questi vitelli un po' pecoroni che marciano dietro al macellaio a passo di marcia, che però poi vengono macellati e forniscono la loro pelle. Cosa può fare un poeta come Brecht se non enfatizzare questa tendenza per non essere esplicito, maestrino, no? Di dire non fate, non foste a vivere come bruti, non lo fa, non è il suo stile, non è. E quindi ante litteram, secondo me, lui rappresenta questa umanità disumanizzata. E tra l'altro è molto bello quando dice ecco le zampe dei vitelli, no? Sono alte, quindi penso che intenda questo. Sì. Alte le zampe, penso che intenda questo. Il saluto nazista, no? E sono zampe, mani lordate di sangue, perché appunto sono le mani dei soldati nazisti SA, SS che fanno quel che fanno. Però al contempo, dice Brecht, sono dissanguate. Cioè sono lorde di sangue ma dissanguate, perché alla fine non resta in mano niente a questi poveri soldati nazisti.
Questo diventa molto evidente nell'ultima fase della guerra, nella sacca di Stalingrado, quando Hitler li lascia lì a morire. Come dire, si merita solo di morire perché non sono in grado di farmi vincere. E questi che ci credevano, sono queste molti lettere ci credevano, terribili, capito? Dei soldati disillusi conto. Che finalmente si rendono conto dell'errore, no? Terribile. Chiede anche uno sforzo di fantasia, secondo me, allo spettatore, no? Perché l'immagine di questi vitelli, che poi vanno al macello, voglio dire, li vedi che belli allegri come il cannoniere vanno verso la loro morte, trotterellando, tutti contenti, tutti impettiti, inconsapevoli totalmente. È uno sforzo di fantasia, cioè è un processo di simpraxis che devi affrontare per riuscire poi a trovare il collegamento. Non è difficile, ma qui c'è un po' di simbolismo anche, vabbè, ma lui è stato espressionista per un po' di tempo in gioventù, quindi non possiamo meravigliarci di questo. E poi è anche molto bello il fatto delle croci, no? Cioè le croci, che è la svastica. La svastica nera sullo sfondo rosso sangue, che è la bandiera nazista, però diventano gli uncini a cui il macellaio appende i vitelli, capito? Nere le croci, su drappi rossi, ma sono uncini per i poveracci. Il macellaio! Grida e di vitelli li vanno dietro a passo militare, davanti a loro vanno le schiere dei fratelli che macellati sono stati già. Anche qui è una parodia. Parodia totale e anche ancora una volta secondo me cattivella. Brecht osa confrontarsi con un tema tragico come la guerra, come la violenza, come il nazismo, attraverso la dimensione dell'ironia, dell'umorismo, tra tante virgolette. Questa doveva essere però, la Marcia Vitelli, dico, doveva essere una... è molto provocatoria. Sì, ma lui la vede proprio così, eh? Cioè lui il nazismo lo ha vissuto in come una cosa ridicola proprio. Interessante questo, perché Schweik è proprio ridicolizzata. È ridicolizzata, cioè non, certo è chiaro, non voglio dire che non bisogna prenderlo sul serio, però dal punto di vista esistenziale, artistico, è come vedere una farsa. Per lui, e quindi l'unico modo di rappresentarlo è farsesco. Nelle puntate precedenti, Praga 1942. Nell'osteria al Calice, dove gli agenti della Gestapo si mescolano alla popolazione per scovare i dissidenti, Schweik dichiara che Hitler vuole conquistare il mondo, quando tutti dovrebbero sapere che il Führer si sta solo difendendo dagli ebrei e dai bolscevichi. A queste parole, l'agente Brett Schneider lo arresta e lo conduce alla banca Pecek, quartier generale delle SS. Ha paura, eh? Fanno in fretta a impacchettare la gente. E qui siamo nel palazzo della banca Pecek. È un palazzo di Praga, tutto resistente, attualmente sede di uffici ministeriali, che è stato requisito dopo che Praga è diventata la capitale del protettorato di Boemia e Moravia, è stato requisito dalle SS per farci il loro quartiere generale. Il pubblico si deve immaginare pestato a sangue.
Sì. Adesso lo vediamo tutto pulito, ma lui sarà... sarà qua. No, no, ma tu come se non fosse niente, normale. Va bene. Con la faccia ridotta a uno schifo, ma normale. Normale. Sì, questo fa parte del carattere di Schweik, eh? E lui dice, beh, che volete, va bene così. È destino dell'uomo sbagliarsi fino alla morte degli altri. Degli altri, certo. Sì, con questa sua resilienza straordinaria. Questo aspetto del personaggio è molto interessante. Anche nel romanzo di Hašek, Schweik descrive un periodo in cui lui è stato al manicomio, qualche giorno in cui è stato chiuso, e praticamente descrive tutte le torture che riceve, cioè bagni freddi, acqua gelata, oppure è stato imboccato con le mani legate, cose che lui, queste cure, diciamo, che riceve al manicomio, le descrive come se fosse stata una settimana in al centro benessere, wellness, no? Capito? Ah, mi colavano, mi facevano il bagno freddo, poi il bagno caldo. Mi hanno lasato i capelli a zero, mi hanno fatto, insomma, tagliato pure le unghie. Perché il bello, la cosa drammatica, questo contrasto tra la tua faccia sorridente, sempre così, la tua parlantina così, però con una faccia piena di lividi. In un qualche passaggio, adesso non ricordo il testo, Brecht dice che nulla in questo tempo di meditato arbitrio, di ordinato disordine, vi sembri naturale. Ed è la cifra, secondo me, del suo modo di procedere. Cioè, lui vuole scardinare l'apparente normalità che il sistema, i sistemi, perché ne ha attraversati diversi, propongono come regola, no? E quindi lui ha proprio come principio quello di continuamente mettere in crisi e sovvertire la regola, per forza che si è innamorato di Schweik, che è il sovvertitore di regole per definizione, tanto gli fa dire a Hitler che dire cose che lo portano a essere torturato per la sua impresentabilità. E a provare le torture. E a provare le torture, esattamente. Ma tu sei deficiente? Sì, signore! Sì, signore, ho anche le carte, sono anche andato al manicomio, dentro e fuori del manicomio. E mi hanno messo nell'acqua gelida e quella calda, mi hanno fatto di tutto. Ma non mi interessa, sono vivo. Brett Schneider, non vi siete accorti che quest'uomo è un deficiente? Brett Schneider, mi scusi, ma non si è accorto che questo è un coglione totale? Deficiente? A Verona del 78 mi ha ricoverato. E 40 anni mi ha ricoverato 3 volte a Verona. Mia mamma era venuta a trovarmi, no? E non sa quanti pianti che l'ha già fatto, hanno su col treno. Il mio pitonavo le pirole, non praticamente è venuta a trovare mia mamma, non l'ho neanche conosciuta. I pianti che l'ha già fatto hanno su col treno da Verona. Sì, signore! Sì, signore, sono deficiente! Ho anche le carte! Sono stato detto, ricoverato a manicomio! No, ma volevo vedere, la voglio vedere. Se la trovo, divento matta a cercartela fuori. Se non è chi. Eccola, guardala qua. Mi trovo io, c'hai. Allora, diagnosi 2002. Patologia di competenza. Affettiva bipolare in trattamento psicofarmaco contrattivo con invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 2/3 invalidità 75%. Guarda qua. Questa è importante che la tenga perché dopo è legale anche agli altri, eh. Non è che la firma in falso medico, no. L'erano con due coglioni così. No, Anna, l'era una donna. Mostra un certificato intestato a lui di idiozia permanente. Come un diploma. Come un diploma, cioè io dico questo perché sono così, quindi posso dire questo, ma non posso collaborare diversamente da voi. Le mie intenzioni sono ottime, io vi voglio bene, anzi intendo giovare alla vostra causa, eccetera. E naturalmente li trascino nel gorgo.
proprio per questo fatto qua. Tira fuori il suo certificato, il suo black pass, potremmo dire, in qualche modo, no? Dice, io sono stato dichiarato come... idiota. Idiota. Sono un idiota certificato. Di conseguenza... Sono un fool. Posso dire quello che voglio. Quello che voglio. Svecchia è un matto, e qui, qui la prima volta che lo dichiara, che ha il certificato di idiota. Lui porta questa pazzia dentro l'ufficio del potere, ed è spiazzante. Cioè, la tua faccia, perché è qui che lo scopri, con questa prima battuta. E quando dici, pisci cacchi duro, cacchi molle, gli ordini cacco come vuole lei. Qui, ma quando inizia a dire, certo, disciplina ci vuole, qui inizia a dire, ma questo qui, cioè... Qui inizi proprio, la tua faccia deve essere, ma chi è questo? Chi è questo qui? Stupito. Da dove viene fuori, capito? Tu cacchi duro o cacchi mollo? Come vuole lei, signore, no? Ecco, cioè questa adesione, un'apparente condiscendenza rispetto al sistema, che in realtà diventa il suo opposto, che è incredibile, insomma, è un colpo di teatro, direste voi, di genio comunque, no? Cioè utilizzare il linguaggio, le regole dell'ordine costituito per metterlo in sovversione, cioè per fare un vero atto eversivo. Vi leggo queste due, sono cinque righe che sono trovate in un appunto di Brecht nei suoi diari di lavoro, nel maggio del 43, quindi quando stava finendo di scrivere lo Schweik. Scrive: Schweik non deve assolutamente trasformarsi in un astuto paraculo sabotatore. Schweik è semplicemente l'opportunista che approfitta delle minuscole opportunità che gli sono rimaste. Cioè, capito? È uno che sa adattarsi. Approva sinceramente l'ordine costituito, così rovinoso per lui, in quanto appunto approva un principio d'ordine, persino quello nazionale, che a lui si presenta solo sotto forma di oppressione. La sua saggezza è sconvolgente, la sua indistruttibilità lo rende oggetto inesauribile di abusi e contemporaneamente terreno fecondo per la liberazione. Cioè, ecco, voi non dovevate intervistarmi, leggevate questa cosa qua e c'è dentro tutto. E il vecchio, come lo chiamava Strehler, il vecchio è un pazzo, aveva già capito tutto, il vecchio. È vero, è così. Cioè, lui è il matto che viene continuamente, di cui tutti abusano, ma che contiene il germe della libertà. Capito? Della liberazione. Bellissima questa cosa. E della democrazia della verità. Ecco. Non ti allargare, non Graziano. Ti allargare troppo. Solo perché sei tu che lo interpreti. Oh, la legge è uguale per tutti. Questa è una dipinta. Ah, non è? Il cartello. Mi faceva cartello Graziano. No. Sotto ci sono gli affreschi. No, li copriamo con un bel ritratto di Hitler. È bello che sta più alto, no? L'SS. Sì, così lo spiaccia, no? Schweik lì. Lo umilia. Sì, Schweik su un gabellino. Sì, nel vuoto, carino. Quanto ziano. Oh, guarda qui che roba. Qui si è sfondato l'armadio, eh? L'altra madre è uscita tutta. Sembra un palazzo bombardato, in realtà. Questo è un quaderno del 1937 e c'è scritto all'inizio: ricordatevi che Roma doma. Ricordatevi che Roma doma. Duce. Questo sono appunti. L'alpinismo. 6 gennaio 1938. Questo interrogatorio nella nostra messa in scena avviene in un tribunale vero, nel senso che la location che noi abbiamo scelto per girare tutto è un castello, un antico castello
che però nell'Ottocento è stato trasformato in questura ed è rimasto questura fino agli anni 70 del Novecento. Tra l'altro è il castello in cui è nato De Pero, Fortunato De Pero, il cui padre lavorava in questa questura. Nella questura. E quindi ci sono le galere, dove abbiamo ambientato le scene della galera, e c'è proprio il tribunale con la scritta «La legge è uguale per tutti» dietro Bullinger. Noi abbiamo lasciato quella scritta, anche se italiana, l'abbiamo lasciata, certo. Anche perché questo vecchio castello, trasformato in questura, ha il sapore del palazzo requisito per farne qualcos'altro, così come era il palazzo della Banca Pecek. Sì. Questa trattoria al calice è all'aria di un bel covo di sovversivi. Per prima cosa ti faccio una domanda. Se non sai rispondere neanche a quella, brutta troia, ti porteremo in cantina a insegnarti un po' l'educazione. Capito? Sì. Ecco la domanda. Cachi duro o cachi molle? Come vuole lei, signore? Risposta esatta. Però tu hai messo in pericolo la sicurezza del Reich. Hai chiamato guerra di conquista la guerra difensiva del Führer. Hai criticato l'assegnazione dei viveri, eccetera, eccetera. Cosa hai da dire? È troppo, stroppia. Mi rallegro che lo capisci da te. Ah, io capisco tutto. Disciplina ci vuole. Senza disciplina non si arriva da nessuna parte. Come diceva il nostro maresciallo al 91° reggimento. Senza disciplina sareste ancora ad arrampicarvi sugli alberi come le scimmie. E stanotte me lo continuavo a ripetere quando mi hanno maltrattato. Ah, ti hanno maltrattato? Guarda un po'. Nella cella è venuto uno delle SS e me ne ha dato giù una sulla schiena con una cinghia di cuoio. E quando mi sono lamentato mi ha acceso la luce e mi ha detto: è uno sbaglio, non è lui. E quando si è accorto dello sbaglio, gli è venuta una rabbia e mi ne ha data giù un'altra sulla testa. Non c'è niente da fare. È nella natura dell'uomo sbagliare fino alla morte. Portalo via. Evviva, evviva! Adolf Hitler, questa guerra la vinceremo! Ma tu sei deficiente? Sì, signore! Ho anche le carte! Mi hanno anche ricoverato a manicomio! E poi qui è significativo appunto quell'atteggiamento involontario o comunque di Schweik, che riesce a mettere uno contro l'altro. È quello, no? Un capolavoro. In questo modo lui riesce a togliere le armi che potevano essere utilizzate contro di lui. E difatti, specialmente i due interlocutori tedeschi, che sono lo Scharführer, cioè il comandante di battaglione, Bullinger, e l'informatore Brett Schneider della Gestapo, non riescono a informarsi e non riescono a fermare Schweik, di cui non ignorano il lato, come dire, pacifista, il lato non bellicista, il lato che non è immediatamente pericoloso per le loro armi, ma non riescono perché non sono su un terreno dove esercitare la loro pressione. Si impaludano. Si impaludano, sì. Quando viene a fare qualcosa, tutte le macchine non le va. Attacca, Corrado, attacca! Corrado è dispettoso, Sì. Attacca, che è una porco Giuda! Una merda! È una merda, eh! Dire queste parole è un po' offensivo! Dai, parti! Sono 2-2 ci seconda.
Ammettetelo, siete una merda. Facile. Non so perché vi siete fatto questa opinione di me, signor Bullinger. Sono un funzionario solerte e pieno di zelo io. Mamma mia, cosa vi chiedo poi? Ma cosa vi chiedo poi? E allora io direi che viene Brett Schneider, che invece è l'agente della Gestapo qui. Sì, in teoria no, la Gestapo, essendo una polizia politica, quando girava in pubblico giravano in borghese per confondersi. E infatti può essere borghese ma vestito di scuro, di scuro, nero, certo. Sì, perché si mimetizzavano così, come, anche come oggi fanno l'intelligence. Certo, sono vestiti esatto. Così. Sì, però li riconoscevano perché avevano comunque un borsalino, un'infermiera, cioè avevano queste tenute un po'... Che fa subito nazista. Sì. Avevano la faccia. Sì, appunto. E lui come faccia? C'è la giusta. No, bene, tutto nasato, sì, preciso, lui è totalmente pulito, sì. Cioè, perché giustamente... Sì. Guarda, sono anche disposto a tagliarmi i capelli. Va bene, allora... Hai capito, Ivan? Non ne hai, quindi... La Gestapo è una branca della polizia, è il Geheime Staatspolizei, che esisteva anche prima del 1933, nella quale vengono messi massicciamente uomini dell'SS. Ah, ecco. Cioè, l'SS è un corpo del... regime, del partito sostanzialmente, del regime che poi diventa anche un corpo militare, le Waffen-SS nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E la Gestapo, Geheime Staatspolizei, è una delle branche che si deve occupare dell'attività politica, insomma, del controllo della situazione politica, l'ordine pubblico dal punto di vista politico. Il regime nazionalsocialista, come tutti i regimi dittatoriali, non è un regime unitario, perfetto, coeso, cioè questa visione orwelliana. Noi, è chiaro che Orwell è stato straordinario, affascinante, ma Orwell ha, come dire, storicamente Orwell si è inventato qualche cosa che, secondo me, per dirla in maniera un pochettino brutale, ha danneggiato la visione che l'uomo comune, il lettore comune per modo di dire, perché chi è che legge Orwell, insomma, ma insomma, o Brecht men che meno, ha inficiato una lettura corretta delle dittature, perché noi finiamo per far coincidere, anche senza volerlo, insomma, nel nostro immaginario, la dittatura ha un qualche cosa di assolutamente pervasivo, che controlla tutto, che ha tutto in mano, che ha un'unità di intenti e di ordini perfettamente coesa, che funziona come un macchinario straordinario, macinando i suoi obiettivi, macinando i suoi progetti. Questo non è nessuna dittatura, la dittatura maoista in Cina, la dittatura staliniana nella Russia degli anni 30, brutali, che hanno massacrato milioni di concittadini, che hanno commesso le brutalità e le illegalità e gli arbitri più assoluti, il regime nazionalsocialista, il regime fascista in Italia, o tutti i regimi dittatoriali di questo mondo, che può essere in Iran, in qualche paese africano o latinoamericano, sono in realtà segnati da elementi di contraddizione. Che questi elementi di contraddizione, da un certo punto di vista, in qualche modo fanno il gioco della dittatura, perché non si sa mai, cioè la gente non sa mai con chi ha a che fare, cioè perché la dittatura non parla una voce sola, non parla una lingua sola, ed è più difficile rendersi conto di dove c'è lo spazio, il margine per, in qualche modo, non so, immettere un qualche elemento di dissenso, di eterodossia, di libertà, ma dall'altro lato sono anche degli elementi che rappresentano una contraddizione all'interno del regime, perché un regime non riesce mai pienamente a raggiungere i propri obiettivi, non solo perché c'è il mondo esterno che fortunatamente cerca di impedirglielo, fortunatamente o casualmente cerca di impedirglielo, ma anche perché al suo interno ci sono degli elementi dialettici. Sì. Devi fare crescere qualcosa dentro di te, capito? E hai bisogno di tempo.
ti prendi troppo poco tempo. Io non riuscirei a fare una cosa, un cambio così, senza prendermi quei secondi. È come quando devi fare un salto in alto, devi prendere la rincorsa. Non ce n'è. Tu pretendi di saltare senza rincorsa, capito? Eh no. Come dire, no, ma se mi esercito a fare tanti saltelli sul posto, alla fine salto altissimo. No, la tecnica è diversa, non funziona così. E quindi, se riuscirò a farvelo dire, sì, riuscirò. Ma adesso non posso fare queste cose private, perché io devo lavorare, perché ho 100 pratiche su questa cazzo di scrivania! Molto cioè, bello. È una crescita bello. Molto isterica, bello. Che però non puoi fare così. Hai bisogno di fare i salti, capito? I salti prima per prendere, capito? La rincorsa, prendere energia da sviluppare poi nel salto, capito? Ma devi farlo subito. Ti eserciti a casa con tua moglie. No, ma guarda che sta andando molto meglio tu. Già dicono che sono mezzo pazzo. È professionista. Eh? È professionista. Sono panettiere. E lui ha detto così come te. Brett Schneider, non vi siete accorto che quest'uomo è un deficiente? Signor caposquadra, le dichiarazioni dello Svejk al calice erano quelle di un deficiente che ne dice di tutti i colori in maniera che nessuno possa contestargli nulla. E voi siete dell'idea che quello che gli abbiamo sentito dire sia l'espressione di un uomo in possesso di tutte le sue facoltà? Signor Bullinger, sono ancora di questa opinione. Ma se per qualche ragione non lo volete, me lo porto via. Solo che noi del reparto indagini non abbiamo tempo da buttar via. Brett Schneider, io penso che voi siete una merda. Signor caposquadra, non avete diritto di dirmi questo! E vorrei che lo ammetteste e vi sentireste subito meglio. Non è poi un granché. Ammettetelo, siete una merda. Non so perché vi siete fatto questa opinione di me, signor Bullinger. Sono un funzionario solerte e pieno di zelo io. Ma via, ma cosa vi chiedo poi? Se lo ammettete, non ci rimettete nulla del vostro onore. È una faccenda puramente personale. Perché non ammetterlo? Siete una merda. Se ve lo sto chiedendo quasi umilmente. Mettici una buona parola, su. Ma come vuoi che faccia a mettere una buona parola a uno che si sente dire che è una merda? Ma guarda, una merda è una merda, è la cosa più schifosa, puzzolente che esiste. E poi se ci pesti sopra, ti resta attaccata. E poi bisogna anche pulire le scarpe, è un casino. E è una parola molto offensiva, secondo me, la merda. Lui che è un segugio così bravo, dire queste parole mi sembra un po' offensivo anche, no? Anche tu mi tradisci, vecchia troia. E il gallo cantò per la terza volta, come dice la Bibbia dei giudei. Brett Schneider, riuscirò a farvelo dire. Ma ora non ho tempo per queste faccende private. Ho ancora 97 pratiche da sbrigare. Buttate fuori quell'idiota e portatemi qualcosa di meglio almeno una volta. Brecht è sempre veramente grandissimo. Perché sì, è grandissimo. È grandissimo perché è complesso. Così con delle battutine, però ricrea una situazione che è complessa. Ed è frustrante leggere Brecht perché non hai quella semplificazione, no? Sei immerso in una complessità disturbante quasi, certo. No? Non riesci mai a capire. Però è così. Cioè, se ci vogliamo raccontare la storia facile, semplice, possiamo pure farlo. Ma non facciamo molta strada, perché a un certo punto o il giorno dopo ci scontriamo con un evento, con una cosa, con una notizia che ci dimostra che quella semplicità lì non c'è, che è tutto molto più complicato. Allora dobbiamo esserne consapevoli e dobbiamo cercare di ragionare, di riflettere su Brecht, sugli anni 40, oppure anche di riflettere su situazioni che ci sono contemporanee, consapevoli che non c'è nulla di lineare, non c'è nulla di semplice.
Posso andare? Ah, un attimo, prima volevo dire una cosa. Siccome io commercio in cani, non è che gli servirebbe un cane... Campo di concentramento! La professione ufficiale di Schweik è mercante di cani, è uno che compra cani. In realtà li ruba e li vende al migliore offerente quando c'è qualcuno che vuole un cane di un tipo piuttosto che l'altro. Sì, è una tratta dei cani. Sì, è una tratta dei cani. Quelli di razza sono cani che non sono... Pisciano dappertutto, cagano dappertutto, non si affezionano praticamente. Basta parlare di razza delinquente. Insomma, voglio quel volpino. E Bullinger, alla fine della scena, questa ci rivela una cosa di sé, che per Bullinger il cane è anche uno status symbol, no? Una cosa da mostrare. Infatti ha adocchiato un cane che gli piace, che non è un pastore tedesco o un cane, insomma, più rappresentativo del potere. No, è un dolce volpino per l'amore di razza. Il discorso della razza è assolutamente cruciale. Poi sappiamo perfettamente, non solo dal punto di vista scientifico oggi, che le razze non esistono, ma in realtà lo sapevano anche loro, perché i tedeschi si stavano arrampicando. Scienziati ai quali erano stati affidati soldi, progetti di ricerca, finanziamenti, cattedre, istituti di ricerca con dovizia di mezzi per definire, misurare, catalogare, valutare in termini quantitativi e qualitativi le razze. In realtà poi quando si tratta di arrivare al dunque, gli ebrei come sono definiti? Gli ebrei sono definiti come coloro che sono iscritti nelle liste delle comunità ebraiche, cioè coloro che si sono auto professati ebrei negli anni 20-30 e quindi fanno parte delle comunità ebraiche. Questo vale in Germania, nel Reich, ma questo vale anche nel protettorato. Il discorso della razza è un discorso insistente, è un discorso martellante, ma è un discorso anche che scappa da tutte le parti. E un'altra cosa, questa della razza, no? Perché la razza concreta, che è quella che con precisione viene descritta appunto dal conoscitore di cani, che è Schweik, no? Però è anche naturalmente riferito alla razza nel senso hitleriano e nazista del termine. Di sì. Buona donna di tutti, capito? Sì, è terribile lui, è inquietantissimo. Sì, poi è bello alto. L'hanno fatto fare un compito ingrato, totalmente diverso dalla mia psiche. E funziona solamente col mio cane quando devo dare un ordine. Se ti muovi ti fulmino. Però pensa ad avere anche il cane. No, cioè, certo. No, è proprio alieno mio. Comunque, ma non è vero, perché gli attori, cioè lui è bravo e lo può fare. Confido negli istruttori. Ma direi che a me è stata affidata una parte di un personaggio che direi squallido e arrogante. E quindi normalmente si vorrebbe assomigliare a qualcosa di meglio, persone con un alto valore etico. Sinceramente per me è stato difficile impersonare questi atteggiamenti. Di solito quando faccio qualche recita ormai da qualche anno, poi mi ripasso le parti o perlomeno i pezzi che ho recitato. Ecco, in questo caso sinceramente non ho proprio voglia di ricordare nulla delle mie battute a dir poco sconvenienti. Allora, sicuramente dobbiamo con lui
sempre il discorso, no, in tutti gli uomini, accorciare le bavette, sicuramente, quindi lui che è molto preciso, pulito, esatto. Cioè sarà perfettamente pettinato, ripuliamo tutta questa zona qui anche, e poi gli lasciamo a questo punto un bel baffetto bianco qui centrale e lo ripuliamo. Un po' alla Hitler. Un po', sì, un pochettino. Che un fan, più sostanza. Sì, certo, certo. Ti devi entrare nella parte, ma che entra una roba del genere. Guarda, no, però sei troppo bacchettone. Sì, hai ragione, hai ragione. Forse mia moglie direbbe la stessa cosa. Ma è accaduto che, truccato com'ero, con la moschetta alla Hitler, davanti a un'edicola, mentre vedevo i passanti, una macchina si è quasi fermata e mi ha detto «Hi Hitler!» Mamma mia, mi sono spaventato e dico, ma si rivolgerà a me? Ma guardava proprio me, quindi ecco, per fortuna non vado in giro truccato come mi avevano conciato in quell'occasione. A qualcuno potrebbe anche esaltare i propri sentimenti egoistici o edonistici, non saprei dire. Tutta morbidina. E c'era lì una signora che si è fermata dietro, e poi adesso arrivano qua i carabinieri. Il cane. Da Digos arriva. Vabbè, forza, si arresteranno tutti. Ha detto, poi entrano e vedono Tullio. Non lo so. Covo di neonazisti a Malosca. Guarda cos'ha lui, ha come a scuola. Solo che lui si fa geroglifici, non è che si scrive. Visivamente si riesce a risalire alle battute che dovrei dire semplicemente con un piccolo sguardo e quindi a interloquire con la frase corretta che devi ovviamente ricordare perfettamente. L'immagine è molto facile vederla e ricordarsi tutta una sequenza, questo è un po' il mio sistema, lo faccio un po' anche per esercitare la memoria senza dover leggere qualcosa, ecco. Noi in realtà come attore abbiamo un signore elegante ed esile, magrolino, è molto molto per dolce bene. Per bene. Quindi abbiamo dovuto trasformare, Bullinger in una specie di Eichmann, cioè una banalità del male, no? Banalità del male. Quindi è diventato un signore che sta dietro le carte a firmare e che quindi sì, è molto crudele e spietato, però senza darlo troppo a vedere, insomma. Questa è stata la nostra necessaria lettura. Ma resta il nome però. E resta il nome. Resta il nome, resta che il nome. È già un nome parlante di per sé, no? Quindi anzi, è ancora di nuovo più forte, no? Questo contrasto tra la fisicità, che sembrerebbe fragile, in contrasto con il nome fragile, e invece questo nome che indica la vera sostanza, la vera natura dell'uomo, no? Io calcherei proprio su questo, perché tu sei una persona dolce, tu. Quindi io userei questo tuo lato per dare un colore ancora più inquietante a Bullinger, capito? Cioè, lo farei ancora più dolce, più smieloso in tutto. Ma prima battuta, ripartiamo dall'inizio, non è che rifacciamo tutto. Qualche battuta tua per capire questo colore da dare al personaggio. Riprendi dall'inizio, questa trattoria al calice miallare. Trattoria al calice? Aspetta. Ma non si fanno queste cose. Ma c'è scritto qua che fate questo. Non si parla male di Hitler. Che lui ti guarda, anche lì sorride, quello diverso, adesso è capitato da una brava persona. Classico poliziotto buono, che è una merda totale. Quando ti capita il poliziotto buono, sei fottuto. Perché così è una brava persona. Questa trattoria al calice mi ha l'aria di un bel covo di sovversivi.
Per prima cosa ti faccio una domanda. Ti metto a tuo agio. Faccio una domanda per prima cosa. Ti faccio una domanda. Però se non sai rispondere, non sai rispondere anche a questo, brutta troia. Brutta troia, ti porteremo in cantina per insegnarti un po' le educazioni. È carinissimo così, perché gli dici brutta troia. È molto carino. E non sai rispondere neanche a quella, brutta troia, ti porteremo in cantina per insegnarti un po' l'educazione. Capito? E all'inizio ho fatto un personaggio duro, forte, come deciso, e poi successivamente mi hanno detto: ma siccome non fa parte delle tue caratteristiche, perché non fai un personaggio insinuante, angoscioso? Ecco, nemmeno questo è il mio atteggiamento, però un attore professionista dovrebbe adattarsi a fare tutte queste cose. Naturalmente anche in questo caso un attore non professionista come il sottoscritto ha delle difficoltà, non so la riuscita quale sarà. Grazie. Se avete bisogno di cani, non fate complimenti, io commercio i cani. Campo di concentramento! Fermo! Lasciatemi solo con quell'uomo. Dunque, tu commerci in cani. Passeggiando ho visto un volpino di razza pura che mi è piaciuto. Agli ordini, signor caposquadra. Conosco professionalmente l'animale. Sono in molti a volerlo. Ha una macchia bianca sul petto, giusto? È del consigliere ministeriale Oita. Oh, gli vuole bene. Come la pupilla dei suoi occhi. Mangia solo quando lo pregano in ginocchio. E solo se gli danno vitello, ma soltanto petto. Segno che è di razza pura? I bastardi sono più intelligenti? Ma quelli di razza pura sono più bellini e li rubano più volentieri. Basta parlare di razza, delinquente. Insomma, voglio quel volpino. Ah, niente da fare. Voita quel cane lì non lo vende. Se vuole il cane poliziotto non c'è problema. Ti ho detto che voglio quel volpino. Se Voita fosse ebreo non ci sarebbe problema, ma Voita è un ariano alla barba bionda. È un boemo al 100%. Ma ecco, anche è boemo, ma anche collaborazionista. È un problema portare via il cane, non so se, come se la fa fuori. Vedo con lei. Che non vuoi procurarmi quel volpino, sabotatore. No, glielo procuro. Ma se poi lo beccano con quel cane che non è suo? Non credo che mi chiederanno dove ho preso il mio cane. Ha ragione lei. E invece credo che mi hai preso in giro col tuo certificato di idiota. Ma chiuderò un occhio. Primo, perché Brett Schneider è una merda. E poi perché devi portarmi quel cane per mia moglie, sabotatore. Heiter, e grazie, e vedrà che quel torpido glielo porto. Sangue, ma sono
macellaio grida i divitelli, gli fanno